Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con la player review di Robin van Persie in form, giocatore olandese del Fenerbahce, ha realizzato una doppietta e un assist nell'ultima partita della sua squadra. Allora, avete visto come nel mio ultimo video, quello dedicato a Francesco Totti, ho cambiato un pochettino modo di analizzare i giocatori. Anche in questo caso analizzeremo diversamente van Persie. Parleremo molto di meno del, diciamo, dei numeretti, delle statistiche, eccetera, eccetera, e parleremo di più del giocatore, dei miei consigli personali, sia sulla compravendita da farci, cioè se acquistarlo o no, e sia sulle indicazioni in game. Allora, Van Persie è un giocatore che io ho chiesto all'interno, ecco, della miniatura, del titolo, ma è l'attaccante totale. Perché? Perché l'ho utilizzato in moduli con attacca 2 e moduli con attacca 1, quindi con lui come punta centrale e lui come seconda punta, o comunque punta in coppia con un'altra, e mi sono trovato abbastanza bene in entrambi i casi. Quindi, da questo punto di vista, risolvo subito il dubbio: sì, potrebbe essere l'attaccante totale, però poi andiamo a toccare un altro punto. Per voi, l'attaccante totale cosa deve avere? Come caratteristica principale, deve segnare. Ecco, Van Persie ha dei problemi di finalizzazione, il che non voglia dire che non segni, perché alla fine i suoi gol li fa. Alla fine ho fatto 9 gol in 7 partite, anche se nella clip iniziale non è così, perché l'ho registrata prima, poi ho continuato a giocare dopo, però sbaglia tanto, potrebbe realizzare molto di più rispetto a come si crea l'occasione, rispetto a come gliele creano attorno, rispetto a come tira, anche tira veramente bene, ha una coordinazione incredibile, ha un tiro a giro veramente fenomenale, ma sembra quasi di tornare a FIFA 13, mi ricordo i suoi leggendari tiri a giro sul secondo palo su FIFA 13, sembra quasi di tornare a FIFA 14 con i suoi colpi di testa, però niente, finalizza poco, purtroppo tira tantissimo, siete portati a tirare con lui anche grazie a dei valori altissimi come il 92, mi sembra, di potenza tiro, il 91 di potenza tiro, il 94 di tiro al volo, insomma tutta una serie di statistiche altissime, ma poi gira gira che ci rigiri, non segna un gol a partita sostanzialmente, oppure se segna un gol a partita è perché vi siete forzati a segnare e a tirare con lui, e questa cosa non va bene all'interno dell'economia di una squadra. Quindi di conseguenza è l'attaccante totale dal punto di vista della versatilità, non è l'attaccante totale perché l'attaccante deve segnare. Lui secondo me è più una seconda punta che è molto bravo anche nella visione, molto bravo anche nei passaggi, però alla fine quello che segna non è lui. Quindi può andare bene in un attacco in cui ci mettete qualcuno che segna molto. E lì c'è un altro problema, lui è olandese, gioca nella Lega Turca, quindi capite che un attaccante olandese che segna moltissimo non è che ci sia. Nella Lega Turca invece potete trovare un Burak Yılmaz che magari sì, segna qualcosina in più. Però è tutto da vedere. Quindi un buon giocatore perché è buono in tutte le posizioni, ha questi problemi di finalizzazione, tira dei tiri a giro perfetti. È molto divertente da utilizzare, è divertente, ecco, non è infallibile, però è divertente, mi piace. Ha anche 4 stelle skill, quindi è stato un giocatore che mi sono divertito a utilizzare in quelle 7-8 partite che ho avuto. Purtroppo il problema più grosso ce l'ha nell'equilibrio, vi spiego meglio. Ha una buona forza fisica, anche se 75 per la sua struttura fisica è un po' pochino. Però ha una buona forza fisica, riesce a resistere ai contrasti con gli avversari, però poi è molto facile che cada, è molto facile che cada perché ha un valore bassissimo di equilibrio, veramente basso, che è un 61, che lo porta quasi sempre a cadere facilmente se viene marcato bene. Quindi ho avuto difficoltà anche con difensori come Opara, che ne so, questi difensori molto veloci, che magari fisicamente non sono portatissimi, però ti raggiungono, ti danno un paio di spallate e ti buttano a terra. Quindi anche se la forza fisica tutto sommato non è malaccio, mi aspettavo molto di più, molto di più. L'equilibrio è una cosa dannata, perché a differenza del giocatore che vi ho portato l'ultima volta, Totti in form, cioè un giocatore che non corre molto, non corre moltissimo, anzi non corre per niente, però riesce a tenere lì in piedi, quindi a trovarsi lo spazio per passare o tirare, con lui dovete essere veloci di pensiero, dovete subito
subito capire che fare, se tirare o passare subito, perché altrimenti se vi raggiungono sono cazzi. Quindi giocatore che anche questo contro, che secondo me è grosso e grossolano. Poi, cosa dire in più? La velocità secondo me non è assolutamente un problema, nonostante il 68 sulla carta, nonostante il 64 di accelerazione. Io non ho problemi a giocare con giocatori lenti, ma lui non sembra lento, non sembra un giocatore con 68 di velocità, quindi tutto sommato può anche stare in un attacco a 1, ecco, se siete di quelli che giocate a cercare la profondità con dei passaggi filtranti, potete anche utilizzarlo. Quindi è Robin van Persie, ripeto, è l'attaccante totale? No, non lo è. Non lo è. Rimandiamo questa domanda ai posteri. Però è un giocatore divertente? Sì. Per quanto riguarda il prezzo, al momento si aggira sui 70.000 crediti per PlayStation 4. Per me è un prezzo elevatissimo, ma badate bene, probabilmente fra lunedì e martedì, come per Tot If, scenderà almeno a 25.000 crediti. Quindi se volete prenderlo, per me a 25.000 crediti ci può stare. Considerate che domani esce il Tots Premier League, quindi scenderà. Se volete prenderlo a 25-30k prendetelo, altrimenti a questa somma mi sembra un po' eccessivo. A questo punto andate a virare sulla sua versione NIF, che è comunque forte ed ha le stesse caratteristiche, gli stessi pro, gli stessi contro. Quindi questa è la recensione di RVP Robin Van Persie, il mio voto finale è 7,5.